Dopo il pool di tecnici di Castrovillari che ha messo a disposizione del comune gratuitamente il progetto per il consolidamento del colle su cui sorge il santuario della Madonna del Castello, colpito da una frana il 6 marzo 2012, questa volta a scendere in campo è il FAI, Fondo Ambiente Italiano Delegazione del Pollino, e lo ha fatto organizzando un convegno per discutere nella sua prima uscita pubblica proprio del santuario. L'area è a rischio dissesto idrogeologico da diversi anni, per come evidenziato anche dai tecnici nella recente presentazione del progetto di consolidamento. Un interesse dovuto per un'istituzione, appunto il FAI, che da decenni si occupa a livello nazionale della promozione dei beni culturali nel rispetto della natura, dell'arte, della storia e delle tradizioni italiane. I soldi ci sono, precisa Domenico Lopolito, sindaco del capoluogo del Pollino, durante l'incontro, rammaricato per le maldestre operazioni fatte in precedenza e per la totale mancanza del rispetto del territorio e del luogo di culto. Tutti sapevano da tempo, già negli anni 50 e sin da allora, gli interventi fatti, ma soprattutto quelli non realizzati, hanno determinato la precaria situazione attuale in cui si trova il colle della Madonna del Castello. Tutta l'area, infatti, da secoli risulta essere a rischio di dissesto idrogeologico e il santuario di Santa Maria del Castello, patrimonio artistico e religioso del capoluogo del Pollino, fondamento culturale delle nostre radici e della nostra identità territoriale, merita concrete attività di tutela e monitoraggio per garantirne la salvezza strutturale e la fruizione della collettività. All'incontro, coordinato dal giornalista Roberto Fittipaldi, delegato FAI del Pollino, erano presenti il vescovo di Cassano Lo Ionio, Monsignor Nunzio Galantino, il presidente regionale FAI Calabria, Annalia Paravati, il giornalista RAI, Gennaro Cosentino, il capo delegazione FAI del Pollino, Donatella Laudaddio e Luigi Trombetti, Francesco Caruso, Mimmo Sancineto, delegati FAI del Pollino. E proprio Donatella Laudaddio ha indicato per le giornate di primavera del 2014 proprio il santuario della Madonna del Castello come bene culturale da illustrare e far conoscere come vitale baluardo di identità, di memoria storica, di passione, di sentimenti, di speranze e di illusioni che le passate generazioni ci hanno trasmesso, ha detto, e che noi abbiamo il dovere di trasmettere a quelli che verranno. E quel magnifico affresco della Madonna che si venera nel santuario con gli occhi belli, sereni, che guardano verso di noi è forse la riprova del grande affetto che la Vergine nutre verso Castrovillari.